Miei cari, salve a tutti, benvenuti e soprattutto ben ritrovati qui sul canale, qui su The Zion Theory. Io sono ovviamente Spazio. Ragazzi, oggi nel Focus On parliamo di Lezioni di Chimica, una serie TV disponibile a partire da oggi su Apple TV Plus. Sono usciti già i primi due episodi, poi ne uscirà uno ogni venerdì fino ad arrivare al completamento della prima stagione, che prevede 8 episodi. Come sapete, nel Focus On io vi presento per l'appunto una delle serie in uscita nel corso del mese, una delle serie che peraltro presento anche nel corso del video dedicato proprio alle uscite mensili per quanto riguarda le serie TV, e cerchiamo di farci un'idea sulla serie di cui appunto parliamo, cerchiamo di capire quale può essere il potenziale della serie in questione, quindi fare un po' di pronostici, dare un po' delle sensazioni e delle aspettative per avere un quadro un po' più chiaro della situazione e cercare effettivamente di comprendere se la produzione può fare al caso nostro oppure no. Quindi è questo un po' l'intento del Focus On. Vi ricordo, prima di andare a parlare nel dettaglio di Lezioni di Chimica, vi ricordo brevemente anche di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di lasciare un like e un commento. Sono gesti totalmente gratuiti ma che aiutano e non poco il canale a crescere, per cui mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, lasciate un like e un commento e attivate anche la campanella per rimanere aggiornati sui contenuti che porto qui su The Zion TV. Di che cosa parla Lezioni di Chimica? Intanto c'è da dire che Lezioni di Chimica trae ispirazione dall'omonimo romanzo di Bonnie Garmus. È una serie che ci parla di Elizabeth Zott. Elizabeth Zott è una donna forte, una donna molto carismatica, che però si ritrova in un contesto totalmente maschilista, perché infatti ci troviamo negli anni 50. Elizabeth, che è interpretata da Brie Larson, un'attrice sicuramente che molti di voi insomma conosceranno, una vincitrice dell'Oscar, un'attrice di grande talento, che appunto interpreta Elizabeth, questa donna che ha una grande passione per la chimica, è laureata in chimica e si ritrova a lavorare come ricercatrice presso l'Hastings Research Institute. Solo che questo suo carattere molto forte, molto carismatico, desideroso di apprendere, desideroso di fare carriera, si scontra inevitabilmente, va da sé, con la società maschilista e molto gretta e chiusa dell'epoca. Tant'è che questa sua voglia di emergere, di fare ricerca, di avere appunto voce in capitolo, si scontrerà con la invece volontà opposta da parte di chi insomma gestisce, o comunque da parte della stragrande maggioranza degli uomini presenti nell'istituto, di tarparle un po' le ali. E appena si presenta l'occasione di tarparle definitivamente le ali, ovvero quando rimane incinta e quindi viene licenziata dal laboratorio appunto presso il quale si trovava, a quel punto Elizabeth però non si dà per vinta, perché appena si presenta l'occasione di rimettersi in gioco, di avere una possibilità, una seconda possibilità, la coglie al volo. Tant'è che lei viene ingaggiata per condurre un programma televisivo, un programma dedicato alla cucina, e in questo programma Elizabeth vede la possibilità di far emergere la sua passione per la chimica, e infatti comincerà a condurre questo programma dedicato alla cucina, ma insieme alla cucina deciderà di dare anche qualche pillola divulgativa sulla chimica, perché comunque si sa che cucina e chimica sono un po' legate, insomma, fra di loro, vanno un po' a braccetto, per cui Elizabeth, senza perdersi d'animo, decide quindi di cogliere, come ho detto poco fa, questa opportunità e di dare una svolta, una seconda svolta alla propria carriera. Come vedete, insomma, le tematiche sono molto interessanti, perché abbiamo da un lato una donna molto forte, molto carismatica, interpretata da un'attrice altrettanto carismatica come Brie Larson, e sicuramente la tematica del maschilismo, insomma, di questo razzismo, della denigrazione che c'era all'epoca nei confronti della sfera femminile, che non veniva vista come, diciamo, le donne insomma non venivano viste come delle persone in grado di poter fare carriera nei campi in cui gli uomini facevano carriera, nei campi scientifici, nei campi semplicemente lontani dalla sfera casalinga. E quindi sono due aspetti molto forti e molto interessanti di questa serie, che sicuramente possono agevolare, no, il grado di coinvolgimento da questo punto di vista. Per quanto riguarda il resto della serie, non sono soltanto questi i due punti più importanti e che permettono forse a quest'ultima, insomma a questa produzione, di emergere, ma per i più sentimentali fra di voi, per i più coccoloni fra di voi, ci sarà anche la componente legata all'amore, ai sentimenti, perché
Elizabeth non troverà solo dei buzzurri, insomma, dei maschilisti, dei maschi maschilisti, insomma, a circondarla, ma avrà l'appoggio di Calvin Evans, che sarà il coprotagonista, insomma, uno dei protagonisti, insieme a Elizabeth, appunto, della serie. Calvin Evans invece rappresenta il modello del maschio perfetto, ovvero il grande scienziato in rampa di lancio, che però, nonostante appunto circondato anche lui da questo ambiente maschilista, vede in Elizabeth un grande potenziale e si avvicina anche sentimentalmente a Elizabeth e di fatto riesce a creare un'alchimia, per rimanere insomma in tema chimico, con Elizabeth, quindi cerca di supportarla, cerca di aiutarla nel suo percorso. Quindi abbiamo, come vedete, questo trittico, ovvero una protagonista femminile molto carismatica, un contesto, quindi una tematica di fondo altrettanto importante come quella dell'emancipazione femminile, e anche la componente legata all'amore e ai sentimenti. Ci sono tutti gli ingredienti, quindi, in apparenza, per imbastire, insomma, per elaborare e creare una produzione sicuramente interessante, che in molti alla vigilia hanno anche paragonato alla fantastica Signora Maisel, no? La serie su Amazon Prime Video, che anche in questo caso vede una protagonista femminile molto carismatica, per cui potrebbe essere un paragone che ci sta da questo punto di vista. Però, ecco, le tematiche sono molto importanti, per cui i motivi per vedere questa serie, come vedete, ve li ho elencati, insomma, strada facendo, no? E ve li ho, appunto, sottolineati anche poco fa. Detto ciò, ragazzi, sono stato piuttosto breve su questa serie perché, comunque, i punti cardine li abbiamo toccati e mi sembra anche una produzione che merita la visione, per cui fatemi sapere la vostra, se in questi pochi minuti che ho dedicato a lezioni di chimica vi ho comunque ho catturato la vostra attenzione, se può essere una serie che può interessarvi, fatemelo sapere nei commenti. Noi sicuramente ne parleremo, continueremo a parlare di questa serie con una recensione completa quando la prima stagione arriverà insomma a conclusione. Detto questo, ripeto, fatemi sapere la vostra, noi ci vediamo con un nuovo video mercoledì prossimo, un saluto a tutti voi da Spazio.